fantastica. Allora, adesso spacchiamo le celle allo start, tanto lo vediamo insieme. Questo qua è lo start che abbiamo fatto l'altra volta. Come vedete nel video, li avevamo messi tutti di qua, poi l'abbiamo rifatto con Dario. Abbiamo preso due telaini da un'altra arnia e adesso ce ne sono quattro di percolata. Adesso non facciamo altro che spaccare le celle, una cosa molto semplice. Tanto ve lo faccio vedere, vi faccio vedere anche come faccio io, ma è semplice. Cioè, bisogna, le facciamo passare due volte, vedete, questo qua è un telaino vuoto, ci hanno già messo un po' di miele, e chiaramente la famiglia va avanti a importare. Li piazziamo qua. Qua ci sarà della covata che sarà diventata percolata nel frattempo. Adesso più che altro guardiamo che non ci siano celle. E comunque c'è un tornaggio spento. Allora, mettiamo di traverso in diagonale così, vediamo dei colpetti, fa andare giù le api e poi guardiamo che non spacchiamo le celle. È importantissimo farlo con molta calma, perché vedete ci sono delle celle che sono piccolissime e se ne scappa una è un disastro, eh? Se nasce una regina, qua ci siamo giocati tutto il lavoro, quindi spaccate tutto quello che vedete, fate con calma, scolate bene le api e non abbiate fretta, metteteci magari 5 minuti di più, ma è importantissimo spaccarle. Le guardate due o tre volte. Qua non ce ne sono più loro. Se magari siete dubbiosi, spaccate anche quelli del fuco, da fuco, che così, perché delle volte fanno delle celle piccolissime, delle celle reali, poi nasce una regina e ci siamo giocati tutto. Questo qua lo mettiamo un attimo da parte e dopo lo mettiamo dentro dopo. Mettiamo un po' di fumo. Scolate le api, mi raccomando, come vi ho fatto vedere. Prendete il telaino, mettete di traverso così e, girate le dita e date dei colpi forti in modo che vadano giù. Qua ce n'è una, via. Poi giriamo, ce n'è una qua in costruzione, poi ce ne sono tre qua, una qua, una qua. Questa qua c'è un abbozzo, spacchiamolo. Fate, mi raccomando, guardate nei fori qui. Guardate con calma, ce n'è una di là, la spacchiamo dopo, tanto l'abbiamo vista dopo, ma cerchiamo di questo qua, se è un abbozzo lo rompiamo, giriamo, questo qua spacchiamo, qua ce n'è una, via, questi qua li lasciamo, tanto li avevo lasciati perché nella famiglia c'erano. Li mettiamo qua, dopo lo rimettiamo dentro dopo. Adesso ce n'è un altro qui. Cerchiamo di riprendere un po' il fumo che non ha un grande aspetto. Andiamo avanti qua. Mi raccomando, starter molto forte, molte api giovani. Se siete dubbiosi, metteteci della covata nascente. È sempre meglio che ci siano più nutritrici, più api giovani di quelle che servono. Perché per fare delle regine, vedete quelle cellette qua piccoline, vedete? Ti fregano queste qua. Mettete sempre tanta covata nascente e se siete, potete anche prendere telaini da altre famiglie con covata nascente e poi gli scollate sopra le api giovani, che tanto le api giovani non tornano a casa, stanno qua. Poi in questo caso io farò solo un ciclo di regine, quindi non avrò bisogno di fare trattamenti. Se fate più cicli è sempre consigliato fare uno ossalico a settimana, anche se non è il massimo, un gocciolato di api bioxal, perché altrimenti ci viene un'infestazione di varroa
che va tutta nella covata nascente, quindi nelle celle, e crea dei problemi. È importante anche quello, fate attenzione perché altrimenti dopo vi nascono delle regine, magari che non sono il massimo, o non vi nascono perché muoiono nelle celle, perché la varroa ne va a parassitare e crea dei problemi. Guardiamo questi qua, questi quattro qua. Sta venendo il sole. Allora, togliamo. Questo qua è proprio la parte dello starter che ci interessa. Quelli erano tutti i telaini in più che avevo messo, ma la parte che veramente ci interessa è questa. Deve essere proprio murata di api, importantissimo. Deve avere un sacco d'api. Se lo mettiamo qua un attimo. Non state a fare economia quando fate lo start, perché ne va della qualità delle regine. E le regine di qualità fanno sempre la differenza in appiario. Quindi quando andate a selezionare le vostre regine, selezionate le migliori, quelle che hanno meno problemi con le virosi della varroa, quelle che sono più mansuete. Allora, qua c'è una cella, qua ce ne sono altre. Qua ce ne sono altre. Allora, qua un'altra. Allora, un po' di fumo, ci sono tantissime api. Allora, qua c'è una bozza, lo rompiamo. Questa qua la possiamo mettere un attimo qua, dopo lo rimettiamo nella posizione di prima, vediamo un po' se riusciamo a dare un po' di vitalità a questo fumo, perché è veramente una brutta, è un brutto stato. Riusciamo a fumicarla un po' meglio, se no è problematica la questione. Ok, andiamo avanti, guardiamo gli ultimi tre. Guardate che cella che c'hanno. Allora, ce n'è una qua. Qui non sembra che ce ne siano più. La mettiamo qua. Dopo lo rimettiamo a posto. Perché vedete che tipo questo qua era quasi nata tutta la covata. Quindi magari buttiamo in mezzo uno di quelli là che ha un po' più di covata. Buttiamo
Questo qua lo teniamo da parte perché la covata è nata. L'ideale sarebbe dare altra covata nascente per tenerlo sempre, sempre pieno di api, importantissimo. Questo qua non è ancora nata. Tutto. Allora, questa spacchiamo, queste non sono celle, ma meglio toglierle. Queste qua sono tutte finte celle, non sono celle. Qua non ce ne sono, ce n'è una qua, piccolina, che ci stava per fregare. Ce n'è una qua, piccolina, via. Qua non sembra che non ce ne siano, qua ce n'è un abbozzo, lo schiacciamo, lo riguardiamo di qua. Questo qua è un fuco, ma via. Così va bene, guardiamo l'ultimo. Facciamo le dalle parti, prendiamo il nostro telaino, scogliamo bene le api. Questo, anche questo qua vedete, è nata quasi tutta la covata. Adesso lo andiamo, guardiamo che non ci siano celle, non ce ne sono. Questo qua lo andiamo a sostituire con un altro di quelli là. Quindi se voi avete un cassettino da 6, andate a prelevare covata nascente da altre famiglie forti e gliela date. Nel mio caso metto da parte un attimo questo e poi gli mettiamo questo. Vedete che c'è della covata davanti e dietro, le celle le abbiamo già rotte, gli mettiamo questo che ne ha. Poi gli mettiamo questo che ne ha, che l'avevamo già guardato prima, quindi due. Quello dopo lo andiamo a sostituire, che ha poca roba, questo che avevamo visto prima, perché gli è nata quasi tutta. Quindi lo lasciamo un attimo qua. Questo qui adesso ci guardiamo se ha della covata o percolata. Ne ha un po', la mettiamo qua, tre. E poi andiamo a prendere uno di questi qua, guardiamo quello che ha più covata. Quello dietro, vedete, questo qua ne ha, e lo andiamo a mettere, questo qua lo andiamo a mettere di fianco, nel fianco, quindi ci mettiamo questo, sono quattro, e poi andiamo a metterci il nostro diaframma, che ce l'abbiamo qua, adesso mettiamo a posto, cerchiamo il diaframma dove l'abbiamo messo, che non mi ricordo. Qua. Questo qua è il nostro diaframma, così andiamo a stringere, quindi su 4, così andiamo a prendere il nostro fumo, perché qua se no si mangiano. Allora, questo qua è un diaframma fatto apposta, non è il classico, va a chiudere meglio l'arnia in modo da tenerle più chiuse. È proprio a filo, 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 fa pochissimo gioco. Poi mettiamo questo qua. Come vi dicevo, lo potete tenere su 4, non è un problema. Io lo tengo così perché la famiglia era forte e poi tendo... Ho usato un'arnia da 10, se utilizzate un'arnietta piccola potete mettere 4 telaini, un telaino o un cerro, un telaino vuoto e il diaframma. Poi si possono, l'ideale sarebbe dargli, appena metteremo le celle, nutrire.
possiamo utilizzare un candito, tra virgolette, fatto da polline che abbiamo raccolto prima e un po' di miele. Lo possiamo anche mettere sopra i telaini con un pezzo di pellicola in modo che abbiano il polline che li aiuta molto quando devono allevare le celle. In questo caso ci hanno due telaini di polline. Dopo, quando andremo a inserire la famiglia, vedrete che andremo a metterle vicino alla covata perché è importante che abbiano del polline per poter allevare le celle. Adesso facciamo attenzione, spingiamo via le api per non schiacciarle così e possiamo chiudere. Così. Questo qua è volato giù, il nutritore che ci serve c'è qua, lo mettiamo qua dentro, così mettiamo il nostro sassetto, ci allontaniamo un po' da questa perché c'è uno scatafascio d'api. E andiamo a fare un breve riepilogo di quello che abbiamo fatto oggi. Allora, oggi, come avete visto, abbiamo preso i due telaini vuoti vecchi, abbiamo preso lo scudo di regina fatto a cerchietto, diametro 13, altezza 3,2. Abbiamo creato le due forme, le abbiamo preparate prima. Poi siamo andati nella famiglia madre, abbiamo preso la regina. L'abbiamo confinata in questa gabbia artificiale e l'abbiamo posizionata dentro la famiglia madre. Tra 4 giorni andremo a prendere quella covata lì e faremo tutto l'altro procedimento che vedremo con tutto lo schema qui. Andremo a vedere tra 4 giorni, farò un altro video, vi farò vedere cosa c'è da fare per procedere con l'allevamento delle regine con questa tecnica. E se avete qualche domanda, potete scrivere nei commenti o iscrivervi al nostro gruppo Telegram dove c'è un topic apposito di apicoltura e dove trovate diversi apicoltori. Alcuni sono entrati dopo il primo video che mi conoscevano già e saluto tutti i ragazzi che sono entrati e vi posso condividere questo file volentieri, che l'ho fatto apposta, così potete vedere un po' la tecnica e capire come utilizzarla e fare delle prove, se fa il caso vostro, no, magari non fa il caso vostro. È proprio una tecnica per apicoltori hobbisti che hanno poche famiglie. Nient'altro, io vi ringrazio per aver visionato questo video, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.